La morte di Alessandra Appiano ha scioccato tutti. La scrittrice e autrice TV, 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Milano e, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si è trattato di un suicidio. Probabilmente per depressione. Tantissimi messaggi sui social di amici e colleghi che, appena ha iniziato a circolare la notizia, stentavano a crederci. E invece la Appiano, premio Bancarella nel 2003 con il suo primo romanzo Amiche di salvataggio, se ne è andata per davvero. Com'è possibile non capire un vuoto così profondo in un volto bellissimo e sempre sorridente? Diesis Alessandra Appiano, ha scritto su Twitter Antonella Clerici, ormai ex conduttrice della Prova del Cuoco che non nasconde tutto il suo dolore. Anche Rita Dalla Chiesa, grande amica della scrittrice, ha voluto ricordarla con parole colme d'affetto durante la sua ultima ospitata a Mattino 5. Un'educazione rara. Era una donna che sembrava ed era piena di vita, solidale nei confronti di tutti. Nei momenti difficili mi è sempre stata vicina. È stata mia autrice nel programma Il trucco c'è con Diego Della Palma. Da ieri mi sto chiedendo se anche io e altre persone abbiano sbagliato qualcosa, non ha mai chiesto aiuto, ha detto Rita. Continua dopo la foto, noi amiche non abbiamo potuta aiutarla. Quando si sta male bisogna imparare a dirlo, perché quando si spengono le telecamere, che ne sappiamo cosa c'è dentro, ha aggiunto la Dalla Chiesa per poi concludere, visibilmente provata. La depressione è terribile. Tra i tanti ricordi, anche quello di Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Ne, il noto programma in onda su Rai 1 dove Alessandra Appiano era spesso ospite. Ale mia, preferisco ricordarti così, mentre sorridevamo commentando la quotidianità. Ci mancherai tanto. Diesis Alessandra Appiano, ha scritto la Daniele su Instagram, pubblicando un primo piano della scrittrice che con la sua morte ha lasciato tutti, colleghi e amici, senza parole. Continua dopo le foto, la ricorda così Eleonora Daniele, che solo pochi giorni prima, lo scorso 26 maggio, non aveva potuto ospitarla in studio, in diretta, per un imprevisto della Appiano raccontato da quest'ultima a mezzo social. Imprevisto che, letto con gli occhi di oggi, alla luce della tragedia, a molti dà l'idea di un triste presagio. Soprattutto questa frase a chiusura del post. Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo. La scrittrice aveva dovuto saltare l'appuntamento con la Daniele per via di un ritardo. Lo sapevo. Mai anticipare nulla, scriveva nella didascalia di una sua foto soprattutto riguardo una cosa a cui tieni. Domani non potrò parlare del bicchiere mezzo pieno a Storie Ne, perché il simpatico Italo mi comunica ora via SMS che il treno con cui sarei dovuta partire stasera è in ritardo di 80 minuti. E ancora, sempre in quel messaggio, per la prima volta in vita mi getto la spugna su un impegno di lavoro. Vuol dire che devo prendere atto di essere troppo stanca. E che devo prendermi cura di me, e volermi bene anche da negazione della Wonder Woman. Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo.